Oggi voglio fare una bella tier list su tutto il secondo anno, tutti i corsi che ho fatto, così riesco anche a darvi qualche chicca, le mie opinioni, quindi pro e contro di quelli che sono stati i corsi che abbiamo avuto nel secondo anno a Design della Comunicazione allo IED. Questi sono tutti i corsi che noi abbiamo avuto in questo secondo anno, sono divisi in 5 per il primo semestre e in 4 per il secondo. In classificazione ho usato Piango, è quella sensazione quando finisce appunto il corso, l'esame. E ti dici che palle, avrei voluto continuare questo corso. Wow, è un qualcosa che mi è servito veramente molto. Buono ma un corso che mi è stato utile. E infine un corso me è un corso che sì, abbiamo imparato, però. Iniziamo con teoria e metodo dei mass media, che è tutta parte teorica sul funzionamento dell'agenzia. Ci sono stati dati due libri da leggere molto tosti, è un corso veramente complicato ed è un corso che dico buono ma, cioè secondo me è un buon corso, ti dà le basi per capire come funziona l'agenzia, come interfacciarsi quando stai all'interno di un'agenzia, però mi rendo conto che è molto utile, quindi buono ma. Progettazione multimediale è stato un corso che mi è piaciuto molto. Secondo semestre abbiamo realizzato il progetto per Videocittà, di cui non vi ho parlato, però Videocittà è un evento che fanno a Roma. Per la prima volta noi abbiamo gestito un cliente vero e proprio, la comunicazione, nel specifico i Reel e TikTok. Questo corso era composto quindi da due professori, il primo in cui bisognava semplicemente lavorare sull'insight, idea creativa. L'importanza di questo corso secondo me è inestimabile. Il professore non mi ha fatto impazzire così tanto. Il secondo professore invece che abbiamo avuto era in funzione di After Effects, quindi c'è stato ovviamente fatto un corso sulle basi e qualcosa di un po' più avanzato su After Effects. Era un corso proprio base base, io per fortuna sapevo già utilizzare After Effects, quindi non ho avuto problemi per l'esame e per il corso in sé per sé. Mi sarebbe piaciuto imparare qualcosa di un po' più avanzato e quindi io lo metto come un wow, perché After Effects è un pianto. Però, ecco, un po' complicato, soprattutto per l'esame. Fenomenologia delle arti contemporanee è un altro corso del secondo semestre, concentrato molto più sulla parte dell'arte, dello studio dell'arte, anche su diversi mezzi come anche la fotografia, più aggiornati come social media. Mi è piaciuto molto interessante. L'esame invece, secondo me, a me è andato bene, però ritengo che potevano darci più strumenti per. Dovevamo creare una mostra per l'esame. Potevano darci più strumenti. Per questo io lo metto in buono ma. Design 1, corso del primo semestre, e vi posso dire che a mani basse il corso, almeno se andate a Roma, quindi se con questi professori, il corso più difficile del secondo anno sicuro e forse anche del primo. È un corso che a me mi ha veramente ucciso, mi ha fatto stare malissimo. È un corso che si divide con due professori, uno con cui si fa solo branding, quindi brand design, invece un altro si fa UI, UX con Figma. È un corso che io metto in wow, perché a livello di brand design, che è qualcosa che mi piace molto, è favoloso. Il professore che mi ha fatto brand design, secondo me, è veramente uno dei migliori, però non mi piace per niente proprio a livello pelle il suo modo di insegnare. Cioè, secondo me potevo imparare le stesse cose o anche di più senza soffrire così tanto. Quindi ora lo dico col sorriso, magari a marzo, a febbraio-marzo, quando ho dato gli esami, stavo nero. Secondo me è un wow, che però potrebbe essere benissimo un piango. Inglese per la comunicazione è sempre stato un corso del primo semestre, era un corso in cui ci hanno praticamente insegnato l'inglese, però specifico per il marketing, la comunicazione, e per l'esame abbiamo dovuto fare un pitch in cui insomma si invogliano gli investitori a investire sul nostro progetto, ed è un semplicemente buono ma. Come Design 2 invece troviamo un corso del secondo semestre che è stato solamente in funzione della partecipazione al concorso Spo School Award, per cui ci ho fatto anche un video, quello del concorso che ho perso. Ed è stato un corso che secondo me già di per sé non è il massimo, cioè molto specifico a prepararti a partecipare a un concorso, che è una cosa particolare, quindi che è utile saperlo fare. E in più, secondo me, non abbiamo avuto un buon rapporto
portano i professori. Io personalmente non ce l'ho avuto buono, cioè non mi sono piaciuti in determinate situazioni, quindi secondo me potevamo imparare molto di più. Per questo, per la prima volta do un rating di me. Tecnica della comunicazione invece è un corso che noi abbiamo avuto nel primo semestre, che è specializzato nel copywriting. È un corso che ho amato alla follia nell'esame finale, in cui abbiamo fatto una campagna contro la violenza per la casa delle donne. Secondo me lei è veramente bravissima nel suo lavoro e quindi per la prima volta io do un piango. Metodologia progettuale della comunicazione visiva è uno scioglilingua, che invece è semplicemente un po' hard direction, cioè un corso che abbiamo fatto nel secondo semestre composto da due professori. Il primo è hard direction puro, e quindi ci sta la parte di ideazione dell'idea e anche la realizzazione, quindi l'impaginazione, il visual e cose del genere. Poi viene in supporto un altro professore che invece è specializzato sul lato Photoshop, quindi è come se fosse un po' un corso intensivo avanzato di Photoshop, che però arriva un po' in aiuto a quello che stai facendo con Art Direction. Secondo me è a livello di competenze un piango, perché se vai a fare Art Director è comunque quello che vai a fare, quindi impari veramente dal top, però lo vado a mettere in un wow, perché secondo me è un po' troppo limitante la visione del professore. E infine abbiamo Sociologia della Comunicazione, che è un corso fatto con delle ragazze di MeDesign. Sono due studentesse che sono uscite dallo IED circa un paio di anni fa, che ora hanno un'agenzia. Un corso centralizzato specificamente per i social. Dico un buono ma, perché secondo me potevano esserci dei case study migliori, cioè non troppo specifici sull'Italia e sugli influencer che vengono seguiti dal momento, quindi magari concentrarci più sulle dinamiche che è stato fatto, però secondo me poteva essere fatto in maniera più approfondita. Per l'esame ci era chiesto di fare una comunicazione, anche qua secondo me non ci sono stati dati abbastanza strumenti, cioè molto spesso alla fine dell'esame ci venivano fatti notare delle cose che se mi vengono dette dico ah cavolo è vero, però non le sapevo, cioè a priori non avevo gli strumenti per rendermi conto che stavo sbagliando questa cosa, mi ero dimenticato quest'altra, quindi secondo me ci vada a essere maggiore approfondimento sulle tematiche, quindi dico un buono ma. Come ultima cosa però una menzione speciale lo devo fare a Design 2, perché non vi ho detto che Design 2 era appunto questi due professori, erano due art director, e in più c'era un altro corso che era invece sul montaggio. Montaggio è il corso che mi è piaciuto di più, quindi che mi fa mettere Design 2 a wow, perché sennò era piango solo per questo corso. Questa era la mia tier list del secondo anno allo IED a Design della Comunicazione. Spero che vi abbia un po' fornito qualche informazione su quello che facciamo allo IED, nello specifico nel secondo anno. Io vi ringrazio, spero che vi sia piaciuto il video. Vi mando un bacione come sempre e noi ci vediamo al prossimo. Ciao ragazzi!